C'era una volta un gruppo di naviganti che viaggiava su una grande nave. Salparono presto al mattino e col sole, ma arrivati in alto mare scoppiò una forte tempesta. La nave veniva trascinata dalle correnti e imbarcava acqua, e i naviganti, spaventati, non sapevano cosa fare. Uno di loro, ormai disperato, decise di invocare gli dèi dicendo: «Oh Numi, se farete cessare la tempesta e ci salverete la vita, vi offrirò in sacrificio tutto ciò che vorrete». E piangendo si teneva stretto per non cadere in acqua. Dopo un po' la tempesta cessò, il mare tornò in bonaccia e così tutti i naviganti, sorpresi di essere ancora in vita, si misero a fare baldoria. «Adesso cantiamo e balliamo!» esclamò uno di loro. «Pensavamo tutti di morire, ed invece siamo ancora qui!» Mentre tutti festeggiavano, il timoniere, che era un lupo di mare, ovvero un marinaio esperto, prese la parola e disse: «Ehi amici, dobbiamo sì rallegrarci per essere sopravvissuti, ma pensando che la tempesta potrebbe ritornare da un momento all'altro», e nel silenzio generale tornò alla guida della nave. Cosa vuole insegnarci Esopo con questa favola? Che non bisogna rallegrarsi troppo per le circostanze favorevoli, perché la sorte può cambiare e anche velocemente. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.